Motoestate 600 2016, quinto round di campionato. Ci troviamo sul circuito di Varano in occasione del quarto weekend di gara e oggi la Motoestate 600 categoria Open disputerà gara doppia. Una gara jolly che si disputa una volta all'anno e state per assistere proprio a gara 2. Gara 1 è stata qualcosa di epico, se non l'avete vista vi consigliamo calorosamente di andare a vederla sul nostro canale YouTube Race Booking, perché Manuel Perseghini e Daniele Corradi se le sono date di santa ragione. Qui con il nostro commento tecnico Edoardo Mazzuoli. Ciao a tutti. Edo, due aggettivi per descrivere gara 1. Ma intanto combattutissima e direi selvaggia. Selvaggia per i sorpassi. Andateveli a vedere, non vi diciamo il risultato perché sennò... Se no non c'è gusto, andatevela a vedere e vedete che cosa è successo in gara 2, in gara 1. Mentre in gara 1, con le moto che si stanno schierando sulla griglia di partenza, dove tra pochi secondi partiranno, Manuel Perseghin ha la possibilità, qualora facesse molti più punti di Daniele Corradi, di diventare matematicamente campione del Motoestate 600 2016 con una gara d'anticipo. Questo però lo sapremo soltanto sotto la bandiera a scacchi, con la bandiera verde che sventola a fondo gruppo, che segnala che tra poco si potrà dare il via a questa seconda manche della Motoestate 600. Motori che rombano, gas che si accende e semafori che si spengono, le moto che partono. È partito di nuovo malissimo. Guarda rosso, guarda rosso, con rosso all'interno. Mamma mia che roba. Impressionante la partenza di Nicolo Rosso, così come quella di Manuel Perseghin. In positivo quella di Rosso, in negativo quella di Manuel Perseghin, che è partito malissimo. Tanto una caduta di Massimo Gamba subito alla seconda curva di questa gara. Nicolo Giri sta riprendendo da dietro la performance di Manuel Perseghin, che davanti a sé si trova ben 8 moto. È partito peggio che in gara 1 Manuel Perseghin, e adesso dovrà cercare di recuperare. Inizia qui la sua rimonta selvaggia, ne va a passare due con una sola staccata alla seconda S. Impressionante la manovra di Manuel Perseghin. Sì, anche quella... Giri dietro di lui, tra l'altro. Infatti è stato intelligentissimo Nicolo Giri ad andare a infilarsi nel portone sfondato da Manuel Perseghin e andare a guadagnare anch'esso due posizioni con la moto che per poco non lo lanciava per aria in uscita dalla S. E Giri, grazie anche al trenino, Perseghin ha guadagnato due posizioni. Intanto Bertoldo è secondo alle spalle di Nicolo Rosso, Nocivelli è terzo ed è tutto rimescolato qua davanti. Stavo dicendo io, gara 2 tutto rimescolato. Rosso che era tardato è primo in classifica e in questo momento c'è Corradi quarto e Perseghin attardatissimo. Perseghin che va a passare un altro pilota in staccata e guadagna un'altra posizione. Tre posizioni guadagnate nel corso di mezzo giro. Impressionante questo inizio di gara di Manuel Perseghin, che adesso ha messo nel mirino il suo avversario storico Paolo Lolli, con cui si sono dati botte da orbi nella passata stagione nella moto di serie 600 e si sono ritrovati qui a picchiarsi anche nella moto Estate 600 categoria Open. È uscito fortissimo dalla parabolica Manuel Perseghin, tira i freni 10 metri dopo Paolo Lolli. Il traverso imbarazzante di Manuel Perseghin, che gli consente di guadagnare un'altra posizione, e ha messo nel mirino anche la moto di Daniele Corradi lì davanti in quarta posizione. Intanto c'è una caduta di Corsini, che è caduto alla seconda S qua davanti. Nel frattempo Rosso sembrerebbe avere il manico per restare in prima posizione, per governare la testa di questa corsa, anche perché dietro di lui, perlomeno in questo primi due giri di gara, sia Bertoldo che Nocivelli non hanno ancora cercato di passare Nicolo Rosso là davanti in testa, mentre Manuel Perseghin ha raggiunto Daniele Corradi in quarta posizione. Ma io vorrei spendere una parola a favore di Nico, perché sta facendo un lavoro stupendo, anche perché ricordiamo per l'ennesima volta che lui è l'unico... Oddio, guarda Perseghin all'esterno della curva 1, ne va a passare due! Non ci posso credere cosa ha fatto! Non ci posso credere! Impressionante! Fenomenale il sorpasso di Perseghin. Impressionante l'inizio di gara di Manuel Perseghin, che ha fatto tre giri di fuoco. Follia pura quello che ha fatto, davvero è da paura. Comunque stavo tornando su Nico e sta facendo un gran lavoro, perché ricordo per l'ennesima volta che lui è l'unico con le Michelin, che è una gomma che cronometricamente parlando qualche... è meno performante delle Pirelli, che montano tutti, praticamente tutti questi piloti. Ricordiamo che le slick non sono ammesse in questo trofeo, quindi solo gomme intagliate, e tutti montano Pirelli tranne Nicolo Rosso là davanti. Luca Bertoldo sta andando fortissimo, Edo, l'ho visto anche adesso in staccata quanto fosse determinato all'ingresso della X, e così a giudicare da questo inizio di gara e dalla guida che sta riuscendo a mettere in atto qui sul circuito di Varano, ha le potenzialità e ha la voglia, la determinazione di andare a portarsi a casa
non il podio ma la vittoria, perché inizia davvero a mettere pressione al pilota che al momento si trova in testa. Vanno in perseguire, nel frattempo ha raggiunto Luca Bertoldo anche qui all'esterno. Cosa è andato a fare? Impressionante, impressionante cosa sta facendo Manuel Perseghini in queste prime fasi di gara. Una rimonta straordinaria, qualcosa che raramente si vede nel motociclismo, soprattutto in un trofeo come questo dove il livello dei primi qua davanti è così alti. Ti trovi a competere contro Daniele Corradi, il re di Varano della 600, e Nicolo Rosso con, guardalo lì ancora una volta all'attacco, alla S, ma questa volta Rosso è stato bravo a rimettere la sua Yamaha R6 davanti alla Mivi Agusta di Manuel Perseghin, ed è il primo sorpasso su 4 che Manuel Perseghin non riesce a portare a termine. Esce comunque fortissimo dalla S, si avvicina ancora a Nicolo Rosso, ma non cerca di sferrare qui l'attacco. E Luca Bertoldo lì dietro di lui ha capito che Perseghin è indemoniato e scatenato. Ah, oh, che peccato. C'è il lungo di Nicolo Rosso con Perseghin che passa e Bertoldo che resta dietro e non riesce ad approfittare di questa incertezza del pilota numero 44, che gli avrebbe consentito di andare a prendersi la seconda posizione dietro a Perseghin. Tutto da rifare. Intanto Paolo Lollinborg, camera all'inseguimento di Enrico Nocivelli, che ha cambiato carena dopo averla rotta in gara 1 in seguito alla caduta. Cerca l'attacco all'interno della prima curva. Bello il sorpasso di Paolo Lolli, che si mette davanti a Enrico Nocivelli. E qui si sono rotti totalmente gli schemi. Non riesco più ad interpretare questa gara, perché a parte quel fulmine là davanti di nome Manuel Perseghin, che ha fatto 5 giri di fuoco, io vorrei andare a vedere la temperatura delle gomme di Manuel Perseghin, perché secondo me hanno raggiunto la temperatura di fusione. Intanto l'high side di gamba lì alla prima curva. Intanto infatti la regia, sono stati 5 giri talmente scatenati che solo adesso ci ha fatto vedere il replay dell'high side. Intanto ecco cos'è stata la caduta di Corsini. Ha colpito alle spalle una moto andando a finire in terra, per poco non causava un patatrack. Intanto ecco inquadrato Giuseppe Moretti, di cui parlavamo molto bene in gara 1, pilota che arriva dalla Calabria. Sì, vi starete chiedendo se viene in furgone. Sì, si fa 1100 km ad andare, 1100 a tornare in furgone per venire a fare le gare dei trofei Moto Estate. E sta facendo una bellissima gara, perché attualmente si trova in nona posizione e sarebbe il suo miglior risultato stagionale questo. Ma sicuramente anche poi c'è Vietti Ramos, che dopo la caduta... Sì, è stato coinvolto appunto nell'incidente di Corsini, come abbiamo visto in precedenza, e non sappiamo se sia ripartito o no Vietti Ramos, anche perché non riusciamo a vedere bene, non abbiamo la grafica in tempo reale, possiamo vedere soltanto quella colonnina a destra che vedete anche voi e qualche foglio con i tempi di gara. E certo è che comunque la grafica ci dà a Giuseppe Moretti in nona posizione, il che significa tradotto 8 punti preziosissimi per il campionato. E no, sai, più che altro è a ridosso della top 10 della classifica generale, che comunque è importante. Dire che sei finito nei primi 10 del Moto Estate 600 può essere un grandissimo motivo d'orgoglio. Mentre Nicolo Giri sta guardando da una trentina di metri di distanza quel gruppetto scatenato lì davanti a lui, che va dal secondo al sesto e non riesce a tenere il passo, quantomeno non riesce a farsi sotto quel tanto che basta per andare a dire: ehi ragazzi, ci sono anch'io, fate divertire anche me. Sono ormai, sarà un secondino che lo separa dal gruppo là davanti. Certo che in una pista come Varano, in cui hai 6 moto che si stanno contendendo la seconda posizione, perdere un secondo, basta una staccata un po' aggressiva di uno di questi 6 che quel secondo lo si riguadagna in tempi molto molto brevi. Comunque in generale gara 2 è molto più equilibrata. Vedi, cioè, a parte Perseghin che adesso sta scappando, però il gruppo è molto più compatto di gara 1. Sì, quello che mi sta impressionando è, al di là della... del ritmo che sta avendo Manuel Perseghini davanti, allora, cioè, a me impressiona la lucidità con cui è andato a passarli tutti quanti. Nel giro di 3 giri ne ha passati 7. Si è portato in testa a questa gara e adesso sta martellando. Beh, ma quella è la differenza che fa il pilota vero. Il pilota vero, il primo giro, ha già la confidenza di passare all'esterno, di frenare forte. E Perseghin sta dimostrando questo. Infatti anche quando ha fatto quest'anno ha fatto mi sembra una wild card al Civa, ha fatto benissimo. Poi quando piove è molto bravo. Infatti ha chiuso nella top 10. E è chiaro, ha fatto fatica anche lui sull'asciutto al Civa, perché ho visto intanto imbarcata di Lolli sul cordolo. Grande coraggio a passarci in questa maniera full sì, gas. Impressionante, piegato full gas sul cordolo. Bellissimo, bellissimo davvero quello che ha fatto Lolli.
ti stavo dicendo che il pilota vero ha il talento e la capacità di stare, di essere molto veloce fin dal primo giro. Ed è quello che ha dimostrato in questa gara 2 Manuel Perseguin. Non solo ha mangiato a colazione tutti quelli che dava davanti, ma adesso sta fuggendo letteralmente lì da solo in prima posizione. Bella la ripresa in super slow motion sulla moto di Enrico Nocivelli, carene da battaglia montate su. Un po' provata dal... Eh sì, sono le carene di scorta quelle che tiene lì sul furgone della serie. Speriamo non mi servano mai, oggi purtroppo gli sono servite perché quelle che aveva bianche sopra la moto in gara 1 sono purtroppo finite rotte in seguito alla caduta che l'ha visto protagonista alla curva X del terzo giro di gara 1. Bellissima questa ripresa da dietro, guarda come tutti passino sul cordolo. E è impressionante vedere quanto si muovano queste moto, quanto rimbalzino davanti e dietro, si scompongano così su quel cordolo. Forse però a velocità normale sono cose di cui non te ne accorgi così tanto come a vederle. No, no, assolutamente, te ne accorgi. No, assolutamente no. Intanto Paolo Lolli ha deciso di rompere gli indugi e va a passare con grande facilità Nicolo Rosso alla prima curva. È arrivato leggermente lungo per andare a forzare la staccata. Quindi non era con grande facilità. Però Rosso è arrivato ancora più lungo di lui, infatti ha perso tantissimo terreno e Nocivelli vede davanti a sé chiara, limpida, la chance di andare a passare Rosso. Intanto c'è un lungo là davanti. Abbiamo visto il lungo di Paolo Lolli che viene affiancato da Daniele Corradi, che forse vede la possibilità di andare a passare il pilotino del team in pista di Federico Ravera. E arriva adesso il sorpasso di Daniele Corradi su Paolo Lolli, che cerca l'incrocio di traiettoria così come ha fatto Manuel Perseguin per 3 volte in gara 1. E anche questa volta Paolo Lolli riesce l'incrocio, quanto è arrivato vicino lì al cordolo. Sì, sì, il cambio di direzione. Ah, bello, che spendolata di Perseguin. Impressionante, impressionante. Sia il... quanto sono arrivati vicini Corradi e Rosso. Impressionante sia la staccata di Perseguin, sia come Paolo Lolli per un attimo io l'ho visto dentro il cordolo della S veloce. Forse non hai notato la sbacchettata nel cambio di direzione, ma è stata importante quella di Paolo Lolli. Da speriamo di starci, se no se no tribuna, tipo quelle cose lì. Sì, anche perché guarda, lo potete vedere qui adesso, il cordolo sulla sinistra, guardate com'è ripido. Se lo prendi in pieno finisci direttamente al ferro di cavallo, però scavalcando la parte interna della pista. E non deve essere bello prenderlo in moto. Mi ricordo che una volta l'ho preso con la macchina e ho rischiato seriamente di cappottare. E non so prenderlo in moto che cosa sia quel cordolo lì. Vuol dire andare in tribuna e poi dopo la tribuna all'ospedale. Forse devi sperare di arrivare in ospedale. Intanto il vuoto è quello che sta seminando dietro di sé Manuel Perseguin. Le sgommate sono quelle che sta lasciando sull'asfalto. I record della pista sono quelli che sta andando a stampare. L'unico a scendere sotto il muro dell'1:09:01 in questa prima fase di gara. Nessuno ancora è riuscito a fare quel tempo lì, perché Manuel Perseguin sta volando. Il caldo ha riequilibrato un po' le cose, perché la gara è un pochino più lenta, essendo disputata adesso alle 3 di pomeriggio rispetto alla mattina di Manche 1. È un pochino più caldo, quindi tutti fanno fatica e quindi si riequilibra un po' la cosa. Nel frattempo Lolli, dopo aver superato Nicolo Rosso, ha raggiunto Luca Bertoldo. Tutti arrivano garibaldini qui alla staccata della X. Questa staccata molto impegnativa, ti trovi prima a tenere il gas spalancato in quella mini curva verso destra e poi quando sei ancora in curva devi prendere in mano i freni, e con la moto che sta ancora cambiando di direzione devi anche fare un trasferimento di carico sull'anteriore per andare ad affondare la staccata alla curva X. E poi che si vedono le moto sbacchettare tanto, così come ha sbacchettato tantissimo la moto di Paolo Lolli saltando troppo violentemente sul cordolo dell'ultima curva. Daniele Corradi ha approfittato di questa sbandata di Paolo Lolli per andare a infilarlo e mettersi in terza posizione alle spalle di Luca Bertoldo, quindi virtualmente fuori dal podio Paolo Lolli. E Daniele Corradi adesso deve cercare di andare a portarsi a casa la seconda posizione, perché se vuole tenere stretto il gap che lo separa in campionato da Manuel Perseguin, se vuole ridurlo al minimo, se vuole ridurre il vantaggio che sta accumulando Manuel in questo penultimo round di campionato, deve sicuramente, assolutamente passare Luca Bertoldo. È un Luca Bertoldo che ho visto molto più in forma rispetto a gara 1 in questa seconda gara. È un Luca Bertoldo che non gliela darà su vinta a Daniele Corradi, che affonda una staccata fortissima alla curva parabolica e va a passare Luca Bertoldo, andando a smentire totalmente quello che avevo detto fino a pochi secondi fa. No, beh, sicuramente è stato molto più concreto di gara 1, anche perché ha fatto
tutta la prima parte con Rosso in, a guidare la testa della corsa, quindi... Sì, è vero, sicuramente ha avuto questo inizio di gara galvanizzante che l'ha visto restare nelle prime due posizioni ed andare a sognare, almeno per i primi tre giri, la possibilità di vincere la sua prima gara stagionale nella moto estate 600, possibilità Paolo, che gli è stata... Dove è andato? La pista la pago, la uso tutta, questo è quello che sicuramente avrà pensato nel casco il pilotino del team in pista di Federico Ravera e di Andrea Stefano Brambilla. Non è sul team, ma la mano che sta dando questo pilota qui nel motoestate è sicuramente grandissima. In scia alla Yamaha R6 di Luca Bertoldo c'è fortissimo Paolo Lolli, dall'ultima curva affonda la staccata alla curva 1 e va a passare con grande esperienza Luca Bertoldo all'interno per non perdere il treno di Daniele Corradi, che sta andando a prendere uno scatenato e ormai imprendibile Manuel Perseguin. Potete apprezzare in questo super slow motion la guida di Manuel Perseguin. Guarda come aspetti fino all'ultimo secondo per buttare giù la moto, poi pam, la butta giù in curva, piega tantissimo e poi rialza la moto. Una guida molto spigolosa, sì. Anche nei tempi in cui va a buttare giù la moto in piega. Entra frenato, poi pam, di colpo giù la moto in piega, pam, di colpo sulla moto e di nuovo gas. Sì, più che altro poi cerca sempre di intraversare veramente tantissimo la moto. Vedi come sono più lineari Rosso e Lolli in questo frangente nella guida. Sì, sì, no, Manuel intraversa tantissimo la moto e spigola molto le traiettorie. Invece Paolo è molto più rotondo. Nicolo Rosso invece anche lui è uno che spigola tanto, forse anche poi per le coperture che monta e il lavoro che deve fare per stare con chi utilizza Pirelli. Sì, effettivamente lo stile di guida poi è determinato anche dal tipo di copertura che monti. Vabbè, non dalla copertura in sé, ma da cosa guidi e come lo guidi e come lo sfrutti. Intanto comunque è tutto gara 1 e gara 2, che stavo notando come i semi manubri di giri siano molto aperti, sono apertissimi. È vero. Ma tantissimo, io sono uno che li usa molto aperti, però sembra davvero, non dico quasi eccessivo, però si nota a occhio, vero? Vero, guarda la differenza rispetto a Bertoldo, che li ha veramente molto più chiusi rispetto a Nicolò Giri. Non ci avevo fatto caso. Ma no, forse magari non è solo l'apertura, è proprio anche la lunghezza del semimanubrio, perché sporgono molto dalla moto. È vero. Non ci avevo fatto caso, grazie per avercelo fatto notare. Alla prossima gara andrò da Nicolò Giri, che tra l'altro avrete potuto apprezzare da queste riprese la nuova grafica, la nuova livrea, il nuovo sponsor SCM che segue Nicolò Giri. Sì, ormai materiale che montiamo anche noi, tra l'altro. Salutiamo Stefano Granata, che è boss dell'azienda. È molto bella la colorazione gialla e blu. Infatti appena arrivato subito ho detto: ma chi sei tu? Poi ho visto che si trattava di Nicolò Giri e ho fatto anche complimenti a Mac, il papà di Nicolò Giri, che lo segue in tutte le gare, perché davvero la colorazione sia della moto che della tuta in tinta con il giallo e blu è molto molto bella da vedere. Onboard camera sempre con Nicolò Giri, che sta inseguendo a distanza Enrico Nocivelli, un Nocivelli che nella prima fase di gara mi era sembrato avere il passo per restare cucito ai primi di testa, ma in questa seconda fase di gara ha perso un pochino il ritmo. Non vorrei che fosse anche stata la caduta di gara 1 che l'ha condizionato un po', che l'ha costretto magari a tirare un po' i remi in barca, a portare a casa un risultato importantissimo come il quinto posto, o se sia qualcos'altro, perché veramente nelle prime fasi di gara l'avevo visto molto combattivo e molto a suo agio, soprattutto nel restare lì nella mischia insieme agli altri. E adesso si stanno allungando tantissimo i distacchi. E Daniele Corradi nel frattempo ha fatto segnare il giro veloce in gara, andando a recuperare qualcosina su Manuel Perseguin, ma quando mancano tre giri alla fine di gara. Io ho l'impressione che sia partito in seconda Manuel Perseguin, o addirittura in terza. Ha fatto malissimo. Ma anche in gara 1. Sì, non so che cosa sia potuto essere. Perché non ha... Se noti, non ha strattonato la moto di Perseguin, è proprio partita piano. Ma non abbiamo un onboard di Rosso che... Cioè, per capire come faccia a partire così. Dovrebbe fare un'academy di partenze, Nicolò Rosso. Sì, è vero, Nicolò Rosso Starting Academy. Che non è starting inteso come iniziare ad andare in moto, no, starting inteso come partire. Nocivelli dove si è infilato. E ovviamente deve essere sponsorizzata da una marca di frizioni, perché sennò fuori di fare solo partenze come fai. È vero. Non ci avevo pensato. Intanto Enrico Nocivelli, non so se l'hai visto, si è infilato lì a panino tra...
Manuel Perseguin, Paolo Lolli e Luca Bertolli, è andato a fare qualcosa di anche piccolo. Moretti stava passando Perseguin, sì. Pensa te. Sì, Moretti per un attimo ha sognato, ha detto: ragazzi, sto per andare a passare Manuel Perseguin, questo è il mio giorno di gloria. Purtroppo però poi il giorno di gloria è svanito, perché questo pilota numero 34 ha messo la settima ed è andato a prendere tutti gli altri là davanti. Impressionante, guarda come entra in staccata qui alla X. Impressionante vedere questo pilota che spendola come se fosse quello che fa tutti i giorni da quando è nato. La facilità con cui va a intraversare questa moto è qualcosa di imbarazzante. Ma lì Edo, per andare a intraversare la moto così tanto, che tra l'altro mi raccontavi che è uno dei tuoi più grossi problemi dal punto di vista del setup, perché non capite ancora bene su cosa lavorare per... No, beh, dipende anche molto dalla conformazione della moto. Diciamo che poi Manuel guida quella che è la moto più agile di tutte, quindi sai prenderla e sbatterla di qua e di là. È un po' più facile che la Kawasaki nostra, che come vedi, come Paolo, come Corradi, è da guidare in un circuito piccolo come può essere Varano, Franciacorta, Modena. È sicuramente molto più ostica che il tre cilindri di Varese, che ti assicuro che ti dà una gran mano in quel frangente lì. Quindi vuoi mettere un pilota che ama intraversare le moto, messo su una moto che ama essere intraversata, ottieni un Manuel Perseguin che, dopo essersi trovato nono alla prima curva, dopo soli 4 giri era primo, e adesso al penultimo giro di questa gara sta volando letteralmente in solitaria qua davanti a tutti, dando mezza pista di distacco a tutti i suoi avversari. Vola qui nella S veloce, che lo porta adesso all'ingresso della curva X con la moto che spazzola prima da una parte poi dall'altra, si assetta, la butta giù, la rialza su, rispalanca il gas, entra adesso in questa parte emozionantissima del circuito di Varano, il ferro di cavallo. Lo chiamano così proprio per la sua conformazione caratteristica, molto simile al ferro di cavallo vero e proprio, che poi mette in questa doppia variante verso destra, che è stata modificata 4 anni fa. Prima era un unico curvone, adesso è stato trasformato in 2,90 gradi verso destra. Inizia adesso l'ultimo giro di gara con Manuel Perseguin, che vola ancora in testa a questa corsa. Lo separano soltanto 10 curve alla fine di questa gara. Va adesso ad affrontare la parabolica e ormai è lui il leader di questa gara. Che danno! In terra l'ultimo giro, Manuel Perseguin! Era da solo là davanti in testa, come ha fatto a cadere? Come ha fatto a chiudergli l'anteriore? Lì alla parabolica gongola nel casco Paolo Lolli, perché vede la seconda posizione cadere in mano sua, un dono caduto dal cielo, ma ancora di più gongola là davanti Daniele Corradi, perché adesso, senza poterselo minimamente aspettare, si trova al comando di questa gara quando mancano pochissime curve alla fine. Non ci posso credere, cos'è successo a Manuel Perseguin? Chiusura d'anteriore alla parabolica, stava volando in prima posizione da solo verso la vittoria più bella della sua carriera probabilmente, e purtroppo adesso è rientrato e ripartito in sesta posizione. Intanto Luca Bertolda ha messo nel mirino Paolo Lolli quando mancano pochissime curve alla fine di questa gara. È troppo tardi però per andare a cercare un sorpasso, è troppo tardi. E Corradi, il re di Varano, festeggia la sua doppietta meritata, ma assolutamente inaspettata. Doppietta? Adesso non è in testa al campionato, Daniele. Adesso non è in testa al campionato, ma adesso aspettiamo che finisca questa gara. Andiamo a vedere intanto Paolo Lolli, che voleva dar la mano a Corradi, gli ha dato una pacca, per poco non finiva per terra. Una mano un po' aggressiva, quella di Paolo, che voleva semplicemente essere un complimento per la vittoria. La tua GoPro è storta. GoPro ubriaca sulla moto di Manuel Perseguin, che passa adesso mestamente sul traguardo del circuito di Varano. Sì, tra l'altro che peccato, perché aveva fatto una gara pazzesca, era partito male, aveva rimontato, era andato in testa con quasi 5 secondi di vantaggio, è l'ultimo giro, hai un vantaggio stratosferico, è un errore un po' banale, cioè non c'è motivo di buttarsi per terra lì, anche perché poi puoi vincere il campionato nell'ultimo giro, quindi non capisco, questo è un po' un errore grossolano. Sì, bisogna capire se si sia stato proprio un errore di guida o se abbia avuto qualche problema. E diciamo che si è fatto comunque 12 giri a palla di cannone, era molto al limite, ha voluto fare anche l'ultimo giro al limite, e purtroppo quando guidi al limite, sai, non riesci a fare tutti i giri uguali al limite, o quantomeno non riesce a portare
ogni giro la gomma al limite e sperare che ti tenga nello stesso modo per tutti i giri. Appunto per questo bisogna magari alzare un attimo la manopola dal gas o dalla leva del freno, quindi soprattutto quando ti stai giocando un campionato. E questo è un grande scossone al campionato, perché Manuel Perseguin lo guidava con virtualmente 20 punti di vantaggio su Daniele Corradi, e adesso a fine gara 2 Corradi ha fatto 25 punti, Perseguin 10, e adesso leader di campionato è sempre Manuel Perseguin con 96 punti, ma Daniele Corradi è secondo con 91 punti. Credo che Corradi verrà a Franciacorta, credo. Credo proprio di sì, gli converrebbe, anche perché si sta giocando il campionato. Più che altro, perdonate la mia ignoranza in merito, ma al momento Perseguin ha 2 vittorie all'attivo, mentre Daniele Corradi ha 3 vittorie all'attivo. Se Daniele Corradi vincesse gara di Franciacorta, e Perseguin arrivasse secondo, andrebbero a pari punti, però vincerebbe comunque Corradi per maggior numero di vittorie. Esatto, quindi Manuel Perseguin, se vuole vincere il campionato a Franciacorta, deve stare davanti a Corradi. Vedi perché è stato inutile buttarsi per terra all'ultimo giro, perché devi andare a Franciacorta e andare davanti a Corradi per forza. Però posso dirti che dal punto di vista dello spettacolo sarà una gara quella di Franciacorta. No, chiaro, arrivare a Franciacorta con il campionato già vinto da Perseguin, grazie, ok. Però io nel senso, lo dico per il pilota, capito? Ah beh, assolutamente sì. Ragazzi, noi ve lo diciamo, se avete impegni... Poi fa piacere anche a me vedere le gare combattute, però... Mi dispiace per lui. Se avete impegni il 25 settembre, disdiceteli, perché a Franciacorta... Disdiceteli. Perché ci sarà la sfida Corradi per Perseguin. 33 trentini entrarono a Trento. Si giocheranno la vittoria del titolo a Franciacorta, e vi posso garantire che se qui si sono dati calci, pugni e gomitate, a Franciacorta arriveranno armati. Quindi, signori, venite, perché ci sarà da divertirsi. Ricapitolando quindi l'ordine d'arrivo, con Daniele Corradi primo, Paolo Lolli secondo, Luca Bertoldo terzo. Grande podio per Luca Bertoldo, che porta a casa la sua prima coppa stagionale. Davanti a Enrico Nocivelli quarto, Niccolo Giri quinto, uno straordinario quinto posto, ha girato in 1.9.8. È migliorato ancora. 8 decimi dal giro veloce in gara, è Niccolo Giri. È quello lì. Mentre soltanto sesto Manuel Perseguin, perché, come avete visto dal video della gara, è caduto all'ultimo giro di gara. Ottavo Niccolò Bentivoglio, nono Doriano Vietti Ramus, mentre non classificati Giuseppe Moretti, mi dà non classificato, non capisco come mai. Dovrei andare... glielo chiedo la prossima gara, perché negli ordini di arrivo mi risulta non classificato. Non classificati neanche Daniele Corsini, Massimo Gamba e Antonio Pace, che non è proprio partito. Ricapitolando, la classifica di campionato vede Perseguin con 96 punti davanti a Daniele Corradi, Niccolò Rosso terzo, quarto Luca Bertoldo e quinto Paolo Lolli, con Rosso, Bertoldo e Lolli che all'ultima gara si giocheranno il terzo posto in campionato. Vi aspettiamo il 25 settembre all'Autodromo di Franciacorta, dove ci sarà l'ultimo round della Moto Estazione 600. Da Alberto Fontana, Edoardo Mazzuoli, è tutto, ci vediamo a Franciacorta. Ciao.